Alessandro Vitti e attualmente sono un disegnatore della DC Comics. Ho appena completato una storia legata alla serie Batman Eternal e sto lavorando a un progetto al momento ancora top secret perché verrà annunciato al San Diego Comic Con 2015. All'ultimo periodo sono stato uno degli autori della serie regolare delle Lanterne Rosse, sempre legata alla DC. Ho precedentemente lavorato in Marvel per un lungo periodo, in particolar modo su una delle prime serie progettate da Jonathan Hickman per la Marvel, che si chiama Secret Warriors. E poi contemporaneamente ho fatto altri progetti, sia italiani per la Bonelli e anche progetti personali con la mia etichetta editoriale, il mio studio creativo. Legati allo studio che si chiama Lateral Studio, nome nato dal termine scientifico del pensiero laterale che definisce un po' la creatività, la parte del cervello dove viene stimolata la parte creativa e quant'altro. E nulla, ho avuto il piacere di creare dei progetti sia a fumetti che anche volumi d'arte, e in particolar modo per quello legato al fumetto è stata bellissima l'esperienza con lo scrittore padovano Matteo Strucul, con il quale ho condiviso il piacere appunto di creare questo personaggio nato da un suo romanzo che abbiamo poi proiettato in un ambiente, in una realtà fumettistica che poi è diventato anche un progetto di cortometraggio pubblicizzato e promosso dalla Rai, con cui abbiamo vinto anche un premio. Era a tutti gli effetti un progetto cross mediale. Il personaggio si chiama Red Dread e probabilmente in futuro avrà altri sbocchi che probabilmente supereranno anche l'oceano. Quindi è un po' lenta la cosa, però, perché alla fine è la nostra bambina, cioè sia mia di Matteo, l'abbiamo vista e creata con i nostri occhi, con le nostre mani, perché fondamentalmente l'abbiamo davvero plasmata dai suoi testi, poi graficamente attraverso le mie mani e il mio modo di vedere il personaggio. Quindi è stata una bella esperienza e probabilmente lo diventerà ancora di più, sì. Ci tengo sempre a rispettare quello che lo sceneggiatore mi offre, semplicemente perché mi sembra, per quanto mi riguarda, doveroso rispettare e condividere quello che qualcuno ha creato e pensato prima di me. È comunque un lavoro di squadra. E quindi nel momento in cui mi viene proposta una sceneggiatura, un progetto totalmente nuovo, cerco sempre di leggere attentamente quello che mi viene proposto. Tradurre eventualmente, tra virgolette, tra le righe, quello che in più lui o lei voleva in quel momento dirmi, e poi sulla base di quello faccio tutta una mia ricerca di immagini per poterle poi condividere con lo sceneggiatore e con l'editor. Per esempio, con la DC, per quanto riguarda le Lanterne Rosse, il restyling di Guy Gardner, una delle lanterne verdi più famose, prima di crearla a tutti gli effetti graficamente, ho cercato di condividere con loro quelle che erano le mie idee, i miei viaggi mentali che mi stavo facendo sul personaggio. Nel momento in cui loro hanno virtualmente accettato l'idea, l'ho messa su carta. E la stessa cosa sto facendo adesso sul progetto nuovo, cioè cerco sempre di condividere qualunque cosa senza mai pretendere di imporre qualcosa che è mio, quando poi non è assolutamente così. Anche se stilisticamente la cosa non si nota, io adoro tantissimo i manga. Uno dei miei autori preferiti è O Great, che è
è un autore giapponese famosissimo, serie importante sua è Air Gear, che è favolosa sia dal punto di vista grafico ma anche dal punto di vista proprio stilistico, cioè ha una capacità di gestire il fisheye che è favolosa, cioè io la invidio, la guardo e cerco di acquisirla, ma credo che sia qualcosa che o ce l'hai nel modo di vedere la realtà o diventerebbe comunque finzione se cercata di forzarla. E poi niente, c'è un autore di cui non ricordo il nome che si chiama la serie Vagabond, che è favolosa. Leggo un po' di tutto. E poi c'è Alberto Breccia della scuola argentina che adoro. Beh, Mortzinder l'adoro in assoluto, perché c'è un gioco di bianchi e neri che ha fatto scuola. È una bella, anche la storia è davvero interessante, quindi sia dal punto di vista narrativo è un bel progetto da leggere per chi volesse leggere qualcosa di autoriale, e poi stilisticamente ci sono dei tecnicismi nel gioco dei bianchi e neri che meritano di essere studiati. Tuttora li studio, cerco di assorbire anche quelli. Quindi. Poi leggo di tutto, fondamentalmente, però se faccio un'analisi dei personaggi che mi piacciono sono quelli solitari. Sì, decisamente. Non saprei in questo momento spiegarti realmente quale sia la ragione, però da lettore preferisco le storie sui personaggi singoli, perché appunto mi piace di più il modo in cui viene gestita la parte introspettiva del personaggio. Dal punto di vista del disegnatore cerco di non farmi condizionare dal tipo di storia. Comunque ogni singolo personaggio cerco di studiarmelo in maniera tale da dargli le giuste caratteristiche sia espressive che gestuali, che possano comunque determinare un minimo di personalità anche se la storia è corale. E per esempio Secret Warriors e Red Lanterns, che sono corali perché si tratta di gruppi di supereroi, ho fatto in modo di, almeno spero, di aver fatto in modo che i singoli personaggi comunque trasmettessero le proprie caratteristiche. È stato Giuseppe Palumbo che venne a fare una mostra a Taranto, dove sono nato, e niente, avevo queste tavole fatte perché in quel periodo lavoravo in questa fumetteria che aveva aperto da poco a Taranto, e quindi preso dall'atmosfera, da tutti i fumetti intorno, iniziai a fare anch'io fumetti. E lì guardò le tavole e mi disse alcune correzioni da fare, alcuni accorgimenti per migliorare, e mi disse: quando sei pronto fatti sentire. E qualche anno dopo il militare, andai a Bologna a cercarlo proprio a casa sua, e da lì poi c'è stato un salire. Sì, grazie a Giuseppe Palumbo, sì. Sì, è lui che mi ha spronato, è lui che, cioè, se devo associare la mia esperienza lavorativa, il mio carattere, la mia personalità dal punto di vista professionale, la devo per forza simbolicamente associare a lui. Non riesco a immaginare nessun'altra persona, neanche Alessandro Vitti, cioè penso a Giuseppe Palumbo. Sono pronto a dividermi il lavoro su qualunque esperienza. Sinceramente non, alla fine mi diverto a lavorare ovunque, cioè io quello che spiego anche ai miei allievi è l'obiettivo che ci si deve prefissare è quello di voler disegnare, cioè se ci piace realmente disegnare e non vincolarlo a un
un modo, uno stile, un metodo, un percorso, a tutti gli effetti dobbiamo essere pronti a fare qualunque cosa. La qualità che abbiamo è disegnare, poi possiamo metterlo ovunque, nella pubblicità, nella grafica, nell'animazione, nell'arte in genere. Mi diverto a fare l'esempio di un mio allievo di illustrazione che, guardando le qualità che aveva, mi sono permesso di suggerirgli di intraprendere un'altra strada. Adesso è uno scultore a tutti gli effetti, perché quindi no, per il futuro è futuro, non lo so.